Signori, buonasera, bentornati sul mio canale 1936, solo io. Eccoci qui a una nuova avventura, incominciamo la Road to Glory, la mia Road Glory, il mio cammino per la gloria, nell'Ultimate Team di FIFA 22. Signori, allora, innanzitutto, pollicioni in su, supportatemi, se ancora l'avete fatto mi raccomando iscrivetevi sul mio canale, qui c'è il pulsante qui sotto, attivate la campanella quando carico nuovi video, vi arriva la notifica attivando la campanellina e immergiamoci subito in questa nuova avventura. Innanzitutto ragazzi, non chiedetemi perché la mia squadra si chiama Mendoza FC, spaccheremo il culo alle patate, ve lo dico subito. Ieri sera ho provato per la prima volta questa modalità su FIFA 22 che non gioco dal lontano 1998. Era FIFA 98 l'ultimo FIFA a cui ho giocato, quindi per me è tutta una cosa nuova questa di FIFA 22. In questo Ultimate Team ho visto qualche video di qualche YouTuber, visto un po' come funziona il gioco, mi voglio divertire insieme a voi. Nelle mie live su Warzone mi avete chiesto: Anto, ma giochi pure a FIFA 22, eccetera, eccetera. Allora, fino allo scorso anno ho giocato a PES perché c'era il Pescara con le licenze. Mi piaceva giocare col Pescara su PES. Quest'anno il Pescara non è né su PES, perché PES non esiste proprio quest'anno, né su FIFA. Ho deciso di giocare su FIFA perché è un gioco fatto meglio rispetto a PES, che quest'anno non è uscito. Quindi eccomi qui. Mi trovate sull'Ultimate Team con la squadra Mendoza FC. Se volete aggiungermi il mio account della PlayStation Zemaniaco82, segnatevelo, Zemaniaco82, quindi mi aggiungete e poi giochiamo insieme su FIFA qui 22. Che dire? Ieri sera ho fatto la prima rosa, non mi piaceva, nel senso che ero inesperto, ho fatto delle scelte sbagliate, quindi non mi trovavo. Ero incominciato poi con la mia squadra che si chiamava Ver Verona, quindi è stato uno scherzo del destino. Quando ho visto quello, non ci ho capito più niente. Ho fatto già lo slot per cambiare il nome, l'avevo cambiato in 1936 solo io. Però, siccome ho fatto delle scelte sbagliate di inesperienza, eccetera, eccetera, ho detto domani sera ricomincio, anche perché volevo portarvi questa modalità qui sul mio canale per divertirci insieme. Ho detto ricomincio, poi mi scelgo un nome nuovo, lo ricambio. Invece no, si può cambiare una volta sola. E la seconda volta che ricominci, ecco, mi hanno affibbiato il nome Mendoza FC e non lo posso modificare. Quindi io spero che questa opportunità di cambiare il nome ci possa essere prossimamente, magari nelle prossime stagioni. Vedi, fra 14 giorni ci sarà la stagione 4, quindi spero che magari si sbloccherà e posso cambiare di nuovo il nome, altrimenti, raga, ci chiamiamo Mendoza FC. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere il mio club, la mia rosa. Vi faccio vedere la mia squadra attualmente qual è. Allora, questo è il Mendoza FC attualmente. In porta abbiamo Falcone, poi difensore centrale Mimmo Criscito e Gozzi. Terzino destro Liao Cheng. Raga, non mi chiedete da dove arriva questo, è uno scarsone, un pippomane, lasciamo perdere. Terzino sinistro Marciangelo, il nostro Marciangelo che ho visto qui a Pescara. Esterno sinistro Al Saed, che mi sembra tanto di Sadio al Gheddafi quando stava al Perugia, ma questo lo cambieremo prossimamente con i prossimi scarti, con gli spacchettamenti che faremo. Quindi ci saranno giocatori che arriveranno nella nostra squadra, il Mendoza FC. Centrocampista centrale Baselli, Marcolino Verratti, che l'ho preso in prestito, me l'ha gentilmente fatto scegliere il gioco. Avevo disponibilità di scegliere quattro giocatori e chi potevo scegliere se non Marcolino Verratti lì a centrocampo. Attaccante destro Hernandez, punta Ciccio Caputo insieme a Di Mariano. Ragazzi, in panchina Christophe Steck, portiere non so chi sia, lo cambieremo. Angulo difensore centrale di un valore schifoso. Song Long, l'altro terzino sinistro. Abbiamo Barona esterno
sinistro offensivo, Riccardi centrocampista centrale, Maldini centrocampista offensivo e poi Olivieri attaccante. Ah, raga, mi ero scordato Barilla. Barilla lo andiamo a mettere. Barilla lo andiamo a mettere al posto di chi? Esterno sinistro, terzino sinistro, attaccante sinistro. Vabbè, dai. Al posto di Song Long. Beh, Barilla. Ce lo mettiamo. Facciamo giocare Barone eventualmente come terzino sinistro. Come allenatore abbiamo O'Donnell, che non conosco, non so chi è. No. E quindi mi tocca rimanere con lui. Va bene, è un irlandese. Va bene, ragazzi, io penso che possiamo anche... Ok, penso che possiamo anche andarci a fare la prima amichevole, così finiamo il primo video introduttivo qui nella nostra Ultimate Team. Giochiamo, facciamo un'amichevole perché... Non sono ancora... Gioco online, facciamo. Io direi di fare. No, no, no. Devo fare questo. Palla matta perché sblocco così nuovi pacchetti. Vabbè, la formazione è questa. Sì, andiamo avanti. Vediamo contro chi giocheremo. Sicuramente giocheremo contro uno squadrone. Ieri sera mi sono fatto una partita contro una squadra casuale, come sto facendo adesso online. Dinanzi a me c'era qualcuno che era oggettivamente tanto 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 forte. Io adesso la mia squadra fa cagare, sto partendo da zero, ancora sto facendo spacchettamenti. Li faremo un attimo, mi devo un attimo impratichere con il gioco, così capisco quando, come e dove andare a spacchettare giocatore e scegliere giocatori. Da quello che ho capito, devo scegliere giocatori di nazionalità italiana oppure che giocano nel campionato italiano per aumentare l'intesa. Adesso abbiamo un'intesa di 75, dobbiamo arrivare a un'intesa di 80, di 100. Sicuramente poi dobbiamo anche aumentare la forza di questa squadra perché ci sono giocatori che al momento lasciano desiderare, diciamo così, per non usare una parola più sconsiderata. Sono contento. Cerca ancora. Ragazzi, ma che fa? Non troviamo un giocatore che gioca a palla matta? Ma stiamo scherzando? Altrimenti andiamo a cercarci un'amichevole tranquilla. Giusto per farvi vedere sto FIFA 22 come è sotto le mie mani. Mi piace però questo nome. Mendoza FC per la mia squadra è carino. Che ne dite? Fatemi sapere. Fatemi sapere qualche giocatore che vorreste che io possa acquistare per la mia squadra. Io accetto consigli, quindi mi raccomando, qui sotto nei commenti fatemi sapere chi vorreste che io in futuro acquisti. Intanto sono eccitato perché a centrocampo abbiamo il nostro Marcolino Verratti che sicuramente fa la differenza. Niente, palla matta non lo ricerca, basta allora. Che stiamo qua a fa partita classica. Andiamo. Cerchiamo una partita classica. Vediamo se troviamo uno sfidante. Avanti. Speriamo che troviamo subito un avversario con cui. Eccola qua. Ci siamo, ragazzi. Avversario. Allora, io gioco in casa così. L'avversario. Avanti, avversario gioca la maglia nera. In attesa dell'avversario. Tutti fenomeni. Tutti fenomeni. Chi c'ha? Chi è? Attaccante sinistro? Io ero là. Marocchino, attaccante adesso. Vabbè, quello. No, vabbè. Mi asfalterò.
Raga, è fortissimo questo. Tutto pronto? Preparatevi a vivere 90 minuti di grande calcio. Un saluto da Piero Gipardo e Lele Adani, pronti a raccontare la sfida di oggi. Mi aspetto un match dagli altissimi contenuti tecnici e agonistici. L'entusiasmo e le stelle, le due squadre hanno capacità, gioco, grinta, cuore a sufficienza per poter Ma regalare uno spettacolo da ragazzi, ricordare ai tifosi cominciamo, sugli spalti e al pubblico a casa. Questa partita promette scintille. sì. Passaggio intercettato. Ci siamo. Buono qui l'intervento del difensore, sarà fallo laterale. Robertson. Interviene e recupera. Ha spazio davanti a sé. Rientra all'interno. Ma ha fatto un trick e track questo. Intervento perfetto ad alto rischio in area. Serviva un regista in mezzo al campo, hanno scelto Verratti e c'è il grande Chiellini verso il È centro campo. grande Serviva un giocatore Marcolino. in grado di garantire Il qualità mio e sostanza in Marcolino. mezzo al campo. Un giocatore capace sia di far ripartire l'azione, ma anche Dagliela. bravo a inserirsi, Nah. sfruttando poi gli spazi creati dalle punte. Gioco Fuori fermo, gioco, azione fuori gioco, fuori irregolare, una gioco. palla gol importante Raga, vi dico questa. subito che è tosto, eh. È dif molto differente rispetto a PES. Al Saed Baselli, Baselli. grande Baselli a centrocampo. Palla Marcolino su Verratti. Verratti, attenzione. Ancora Marcolino, è il giocatore nostro di Marco qualità lì a centrocampo. Verratti. Hernandez. Ci Apertura proviamo. centrale, portiere blocco. Ci proviamo con Di Mariano. Ciccio Caputo lì mi deve andare a fare il pressing però, eh. Oh, io, 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 Si entra. io, visto, 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 grande. Pallone che viene riconquistato. Raga, io ho la netta sensazione che questo che sta giocando contro di me Lyles è nella metà oh campo no, avversaria. sbagliato. È un po' scarso. Ha provato a piazzarla. Non l'ha Non lo colpita so, come io sperava, con la Pierre. mia È uscito fuori squadra una che è così conclusione che non ha creato problemi al scarsa. portiere. Sì. Ti faccio vedere come si fa un po' di possesso palla, maestro. Criscito. Grande Mimmo Criscito, il passaggio Il per tocco per Marcolino Verratti. Verratti, attenzione, il passaggio Di per Mariano. Caputo di Mariano, non Caputo. Verratti. Verratti prova a Intervento perfetto che arriva uguale. innescare il mio esterno sinistro, ma non ci riesce. Ancora Verratti a centrocampo che recupera un pallone. Tocco Sbaglia impreciso, ma però lo il tocco recupera. impreciso, attenzione. E il suo attaccante chi è? Chi è? Questo mi sa che Conclusione a è... meno giro che è male. finita largamente sul fondo. Neymar, Sì, perché lui Neymar, voleva metterla attenzione, nell'angolo più vedi come mi fa lontano, un ma qualcosa pressing questo, evidentemente è andato rompe storto a vedere il coglioni. risultato. Ci sta provando, attenzione, Gozzi all'anca per Cinciun Chan, terzino destro, Marco attenzione, Verratti. Marcolino Verratti, ci emozioniamo quando vediamo Verratti con la palla, noi. Verratti. Caputo. Grande Caputo, che cosa stai facendo lì, Baselli. Ciccio? No, Baselli, devi essere più reattivo però lì, sulla tre quarti. Saul, Ragazzi, questa occhio al pallone è la mia filtrante. terza partita su FIFA, quindi Non è piazzata bene, palla che è sfilata di poco, sappiate che palla. già un pareggio con uno che ha una squadra del genere è tanta roba. Io spero di non fare cappellate. Eccole qua, mio Gozzi. Verratti. Verratti passa il pallone per Hernandez. Il nome mi piace, è bello Hernandez Marco il Verratti. gioco. Attenzione, scattato Masciangelo, Il tocco per dagliela. Verratti. Può salire lungo la Attenzione, fascia. è passato Hernandez. La La mette in mezzo mette con in questo mezzo. pallone. Ci Passò il proviamo, pallone, abbiamo spazza provato con via. il cross centrale, ma non va. Il mio Mendoza sta però tenendo il Gabriel campo Jesus. benissimo. No, è Gabriel Jesus, attaccante. Ha spazio davanti a Vabbè. sé. Questo raga, però, c'ha tre attaccanti fanno paura. Sì, ovvio, ho Salta capito l'uomo, che vuoi fare occhio tutto al da pallone solo, per ho il possibile capito. Lo so, vantaggio. però non Ottimo puoi recupero della tre quarti volere tutto avversaria. dalla vita. Rapito. Ziyech. Sì. Attenzione, pericolo. Se Grande, grande problema, difesa, grande uscita Mimmo dai Criscito portieri. che ci ha pensato lui. Non mi fare queste cose, Falcone, che ti caccio subito. Marco Verratti.
Vai Marcolino, inventa. Caputo. Però devo giocare può più. La posizione interessante. Dagliela. Pallone che viene recuperato. Baselli, sono due palloni che mi perdi, non mi stai piacendo lì. E qui sono cazzi amari. Attenzione al contropiede che sicuramente ci sarà. Ma Mimmo Crescito. Grandissimo. Pallone che torna agli avversari, nulla da fare. Ci proviamo così con Marco Verratti che prende il pallone, la allarga ancora per Cinciun Chan lì. Il nostro terzino si chiama Cinciun Chan. Mamma mia che cosa ha fatto il mio centrale. Grande recupero, il pallone Crescito, avanza per Masciangelo che si porta in avanti. Il pallone per Di Mariano. Attenzione, vediamo lo scatto di Ciccio Caputo che ci prova a andarsene. Attenzione, poi manca l'ultimo passaggio a questo Mendoza FC. Occhio a Baselli. Ci stiamo mettendo in difficoltà, sono sicuro che se arrivo una volta al tiro lo infilzo con Ciccio Caputo. Questo c'ha un giocatore che gioca da solo in pratica. Lì avanti con Jesus, in pratica. Attenzione. Attenzione, il tiro al giro esce fuori. Ci ha provato il mio portiere, è stato bravo. Attenzione, Di Mariano colpisce di testa. Non dobbiamo perdere il pallone in questo frangente. Dobbiamo essere bravi a gestire l'azione. Allarga sulla sinistra, anticipato sempre in pressing dalla difesa avversaria che non fa passare un pallone. Se riusciamo a arrivare, ragazzi, se riusciamo a arrivare, lo stavo dicendo, se riusciamo ad arrivare alla fine del primo tempo sullo 0-0. È tanta roba, io non mi fido, voglio il rinvio lungo da parte di Falcone perché mancano pochi secondi alla fine del primo tempo e non dobbiamo assolutamente finirlo in svantaggio. Ci dobbiamo provare, lo sapevo. No, fuori. L'arbitro manda tutti. Mamma mia, questo ha fatto 0-0 il primo tempo. Tre tiri a giro, mi sono caduti gli ultimi capelli che ho in testa. Mamma mia. Ragazzi, 0-0. Comunque questo è un fenomeno, cioè c'è una squadra fortissima. Avessi io i giocatori che ha lui, va bene. Ragazzi, sono soddisfattissimo. Riprendiamo subito la partita. Comincia ora il secondo tempo. Comincia il secondo tempo. Andiamo subito a fare pressing su. Sì, vabbè, è partito questo. Cazzo. Salta il difensore. Vabbè. Portiere esci, grande, grandissimo Falcone che... Queste occasioni di solito si tramutano in gol, Pier. Stavolta però il portiere ha avuto la meglio. Ma basta. A campo lungo la corsia. Può metterla in mezzo da lì. Abbiamo provato un cross. Ah, Loris in porta, sì, stiamo bene. Questo c'è una super squadra e basta, però basta. L'arbitro, ma che fallo è, arbitro? Reguilon, attenzione, passaggio per Gomez. Lo sapevo che ci provava. Falcone, mamma mia, che cosa è successo. Mamma mia, che cosa è successo. Ragazzi, questa è una partita assurda. Maestro, non ce la fai. Non ce la fai, grande. Ci proviamo, ripartiamo. Proviamo a ripartire, vediamo un po' se in velocità. Ma che cazzo. Ma Hernandez, che passaggio era quello? Io avevo visto lo scatto di Ciccio Caputo. Saul. Ragazzi, adesso mi sta facendo male. Ragazzi, troppo. Gabriel Jesus. Hanno aperto le marcature con questo gol. Il divario tecnico fra le due squadre si nota, però. Guarda questo, guarda. L'unico giocatore degno di nota è il nostro Marcolino Verratti. Con Baselli, Caputo poverino lì. Come faccio? Palla su Verratti. Marcolino, non mi vuoi sbagliare pure tu, Se lo vede. Esci Falco. Grande. Il mio portiere che ci ha provato. Ripartiamo subito, palla a terra. Attenzione. Adesso mi stanno facendo un bel po' di pressing loro, Ma perché lì? Palla persa. Dalla in profondità, ma io non riesco a capire questi passaggi. Ziyech. Sì, vabbè, dai. Ma basta, vattene, va. Sciupo. Non dobbiamo capisce sbagliare. Pericolo. Sì. C'è la ribattuta. Calmo, non perdere palla.
Tagliela. Azione che no, viene fermata dall'offside, ha visto bene, credo. Peccato. Fuori si gioco. Al di là dell'ultimo difensore, inutile il tentativo disperato di rimettersi in gioco per ricevere palla. Non riesce a tenerla in campo, merito anche della marcatura. Ma io posso perdere questo cessone qua. Mi porta ma via bene che il fallo laterale è quello? Si lascia scappare l'uomo. Ecco il gol, è la rete del più due che dà un po' più di tranquillità. Ragazzi. Cioè io ho battuto un fallo, io ho battuto un fallo laterale puntando verso il mio gioco. Guarda che passaggio ho fatto questo. Posso ma chi è? Dopo il recupero del pallone. No, no, vabbè, raga. Che si riversa in sì, vabbè, guarda quanto corre. Guarda quanto corre. Guarda quanto corre. C'è il gol ed è il terzo oggi, completa un fantastico hat-trick. Ora conducono per 3-0. Finiamo sta partita falsata, dai, partita falsata. Basta. C'ho manco voglia. Palla su Verratti. Non c'ho voglia. Raga, mi sono stufato, mo magicamente i passaggi sono tornati a essere giusti. Baselli. Di Mariano. Interrompe l'azione e recupera palla. Cioè. Vabbè, raga, mi devo imparare. Va, come faccio a giocare così? Occhio a Gabriel Jesus. Intervento fondamentale in area di rigore. Occhio al contropiede qui. Occhio a questa ripartenza, difesa scoperta. Cerca di bucare. Ma dai! Lloris dice di no. Raga, che devo fa? Cioè, portiere fatto... sugli scudi. Cioè questo prende palla con questo, sempre come ha fatto. Cioè questo prende parte sempre con loro. Ragazzi, io vado col difensore, lui me la passa lì. Di Mariano. Il tocco per Verratti. Vai Marcolino. Mannaggia. Vabbè, dai. Sì, sciupo. Si scivola col portiere, giusto per far vedere. Caputo. Cerca la rete e c'è la parata. Bravo Cicci. Bravo Cicci. Guadagnano dunque un corner. Mi è piaciuto. Si fanno portare via la palla, occhio. Lloris sicuro. Fuori gioco. Interessante il tocco verticale. Puntuale qui. Era fuori gioco. Ho visto subito. La difesa ha avuto tutto il tempo per salire. Occasione che poteva essere sfruttata meglio. Passaggio intercettato. Ma mo due sono le cose. O questo mi sta facendo ancora il gioco, 300 secondi alla che fine potrebbe della essere anche una cosa plausibile. Caputo. E tira Caputo fuori. Ma tira Caputo. Posizione ideale. Intercetta il tiro. Passaggio da dimenticare. Palla regalata agli avversari. Caputo. Intercettano bene il pallone. Ma guarda. Occhio al contropiede. Quanto è lento. Quanto è lento. Possesso recuperato bene dalla difesa. Vabbè raga, dai. Finito 3-0. Finisce così. Male. La mia terza partita su FIFA 22. Però mi sono divertito. Dai, ci siamo divertiti insieme. La mia squadra è ancora da costruire. Ragazzi, ma che disastro! Ma cosa stai dicendo? Vedrai che il mio Mendoza farà faville qui su FIFA 22. Aspetta che costruisco la squadra. Ragazzi, io vi saluto. Mi raccomando, pollicione in su. Supportatemi. Iscrivetevi al canale. Ci vediamo nel prossimo video. Sempre. Forza Mendoza. Ciao!